Daniel, un uomo di mezza età che viveva solo, conduceva una vita solitaria, avvolto nella nebbia della solitudine e dell'isolamento. Nonostante i suoi sforzi per trovare conforto nella routine quotidiana, il vuoto nel suo cuore rimaneva palpabile. Un giorno, mentre camminava per le strade del quartiere, i suoi occhi caddero su un cane randagio. Il cane, con gli occhi colmi di tristezza e speranza, sembrava implorare pietà. Daniel, di solito riservato e distante, sentì una connessione improvvisa con l'animalè. Le loro anime sembravano intrecciarsi in un legame indissolubile. Così, senza esitazione, Daniel prese il cane con sé e lo portò a casa. Il cane, che Daniel chiamò Max, divenne presto il suo fedele compagno. Ogni giorno Daniel e Max esploravano insieme il mondo, trovando conforto l'uno nell'altro. Ma la vita di Daniel prese una svolta improvvisa quando iniziò ad avere problemi di salute. Le visite mediche portarono una notizia cupa. Il tempo di Daniel su questa terra era limitato. La prospettiva della sua morte riportò in superficie una preoccupazione che aveva soppresso. Cosa sarebbe successo a Max dopo la sua dipartita? Daniel temeva che il suo amato cane fosse condannato a vagare senza meta, abbandonato e solo. Con il cuore spesato, Daniel cominciò a contemplare l'idea di abbandonare Max. Ma ogni volta che si avvicinava a questa decisione, lo sguardo affettuoso di Max e la sua lealtà incondizionata lo facevano desistere. Max rimase accanto a Daniel, nonostante la sua debolezza e la sua malattia, offrendogli conforto e compagnia. Toccato dalla dedizione di Max, Daniel decise che doveva fare qualcosa per assicurarsi che il suo fedele amico fosse al sicuro dopo la sua morte. Si rivolse a un vecchio amico di fiducia e gli raccontò la sua preoccupazione per Max. Senza esitazione, l'amico di Daniel promise di prendersi cura di Max e di dargli una casa e un amore, come quello che aveva conosciuto con Daniel. Quando giunse il momento della morte di Daniel, Max era lì, accanto a lui, fino all'ultimo respiro. Dopo la sua scomparsa, Max fu portato nella casa dell'amico di Daniel, dove ricevette tutto l'amore e le cure di cui aveva bisogno. Ma Max non dimenticò mai il suo amico umano. In una fredda mattina d'inverno, Max si diresse verso la tomba di Daniel. Con il cuore pieno di gratitudine e amore, si sdraiò ai piedi della tomba, simboleggiando il legame eterno che aveva con il suo amato padrone. E così la fedeltà di Max andò oltre la vita, continuando a bruciare luminosa e eterna, come una fiamma nel buio della notte.